Presidente, lei è presidente anche dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, un istituto che intreccia la ricerca storica alla formazione dei giovani, vuol far sì che il passato aiuti a progettare il futuro. Ci sono insegnanti che riflettono su democrazia, Costituzione, cittadinanza. Cosa si sente di dire lei? Che tra l'altro è stato tra coloro che hanno steso la Costituzione a questi insegnanti. Sì, sono stato, per ragioni di data di nascita, in questa avventura splendida, nuova, prima assemblea eletta direttamente a suffragio universale col voto delle donne nella storia d'Italia, quindi una pagina assolutamente nuova. Posso aggiungere che dal periodo in cui è terminata la mia responsabilità al Quirinale, ho meditato molte cose nei dialoghi che ho avuto con i giovani studenti, moltissimi, un po' in tutta Italia, con i dialoghi numerosi, non dello stesso numero, ma numerosi, per me grande onore, che ho avuto con i docenti. Perché ho avuto modo di meditare su talune cose che avevo visto nascere come norma, che ho visto in parte applicarsi, che ho visto un po' deturpate nelle realtà politiche attuali, ma insomma che ritengo abbiano sempre una carica di possibilità di comunicazione, di trasmissione, purché siano presentate in modo vivo e vitale e siano accolte, vorrei dire generosamente, con interesse. Quindi il primo discorso è da dove nasce questa carta costituzionale, che è il documento fondamentale sul quale dobbiamo educarci vivendolo e aiutando gli altri a viverlo. Le radici della carta non possono mai essere dimenticate. Che cosa è costata questa affermazione? Io cittadino oggi sono libero, ma è caduta dal nulla questa libertà o, avendola persa il popolo italiano, c'è stato chi dopo l'8 settembre è andato in montagna, chi ha subito torture, chi ha pagato? Mai dimenticare queste origini. E i nostri istituti storici hanno questo compito, vorrei dire, di essere buoni tutori della storia. Lo sforzo incantevole che fanno gli istituti non è mai, mai. Qualora si trovasse questo, è una degenerazione, è un fatto patologico. Non è mai per esaltare una cosa facendola diventare più di quanto non sia, no. È un'indagine scientifica fatta con scrupolo per vedere i fatti e vedere anche le degenerazioni, perché nessuno è infallibile e nessuno sbaglia tutto. Però i fatti dei tumori che ci sono stati anche nella guerra di liberazione non turbano la scelta di campo come il rispetto assoluto per quelli che hanno combattuto e sono morti in buona fede sull'altro campo è totale. Sono eroi, io penso che certi lo siano stato, ma non è possibile proclamarli tali perché la scelta di campo era sbagliata, probabilmente anche senza loro consapevolezza, ma questa è una realtà, non si può cambiare il fatto. Quando entrai il primo giorno come magistrato, avendo vinto il concorso, avevo 24 anni, il presidente del tribunale mi disse: più lei studierà il fatto, meno ingiustizie farà, più farà sentenze giuste, sia in penale che in civile. E concluse: perché si ricordi che il fatto è sacro e neanche Dio può mutarlo da così come si è verificato. Che ho cercato di non dimenticarlo mai perché vale non solo per il magistrato, vale per chiunque onestamente constati una realtà. Il passaggio di tutto questo
dalla carta alla realtà è lo sforzo del mondo politico. Il passaggio di tutto questo dalla carta alla conoscenza e alla vita di giovani è un problema che pesa sulla responsabilità altissima verso i quali ho un rispetto assoluto come dovere, ma anche come sentimento, come convinzione. È compito di chi insegna, ricordando che insegnare ed educare, insegnare e formare sono vincolati in modo assolutamente inscindibile. Se uno li separa, li ammazza tutti e due. Presidente, tutto questo che lei ha detto, guardandolo dal punto di vista della scuola, apre un grosso problema. Le nostre classi, le nostre aule, sono affollate di cittadini del mondo che vengono da altrove. Questi ragazzi, tuttavia, costruiranno il futuro insieme ai ragazzi nati in Italia. Tutto questo che lei ha detto non appartiene al passato delle loro famiglie. È qualcosa che è stato vissuto da altri. Come fare per farli entrare all'interno del senso forte della Costituzione, superando questa loro estraneità di origine? Nei miei giri in Italia, ringraziando Domenedio che mi mantiene una certa capacità di poterlo fare, mi parrebbe grave dire di no. Io ho trovato due casi che ricordo con una grande ammirazione. Un caso nel Piemonte di un professore di lettere di liceo che, terminato il suo compito, probabilmente lo svolgeva già mentre era in servizio, ma l'ho conosciuto da pensionato, ha iniziato, essendo in una zona dove ci sono molti, diciamo, arabi, in senso molto vasto, però di nazionalità diverse, anche di lingue magari simili, ma diverse. E ha iniziato da solo, poi è nata una scuola con l'appoggio della provincia, del comune, ma all'inizio, per qualche anno, da solo in casa sua, a insegnare a questi l'italiano. Si passavano la parola uno con l'altro, a un certo punto aveva la casa pigiata di persone, dove lui alla sera, nelle ore possibili per questi lavoratori, in genere lavoratori del braccio, a un certo momento è riuscito a stampare, dopo che le ha fatte capire parola per parola, la Costituzione italiana nelle varie lingue dei vari paesi. Quando ormai, se posso dire questo termine un po' improprio, aveva aiutato costoro a digerirla, cioè non soltanto a conoscere giustamente quegli articoli che servono a uno che è estraneo a inserirsi, a diventare cittadino o avere il riconoscimento dei diritti per vivere, ma poco alla volta fare in modo, senza perdere le sue radici, a sentire veramente la seconda patria, a sentirsi parte viva di una comunità, a sentirsi cittadino pleno iure, nella pienezza dei diritti, a sentirsi cittadino anche nella pienezza dei valori umani, che ancora, che diritto e valore umano combaciano fortemente, ma ci vuole un fatto educativo, un esempio. Questo mi pare una strada splendida. L'ho vista già in due applicazioni e ho sentito parlare di altre iniziative che meritano ogni appoggio, cioè aiutare colui che non è della nostra terra e della nostra lingua, senza perdere mai le sue origini, mai, fare in modo che uno sia cittadino davvero, sappia di esserlo, sappia di viverlo, lo conosca. Ecco, lo posso dire con una parola sola, che non vorrei passasse come una battuta lirica. Può anche esserlo, ma è la sostanza che conta.
questa Costituzione, queste norme di civiltà devono essere conosciute per essere amate, non devono essere conosciute per fare l'ascia raddoppia sulle domande e risposte. Dice, questo sa tutto ma li ha di dentro, le vive, ama questa carta. Ed è possibile amare la carta del proprio paese e poi amare questa? Certamente è possibile, se c'è chi insegna bene e se c'è un animo disponibile a vivere, ma a vivere partecipando, non a vivere come un essere esterno che prende gli eventuali vantaggi ma non vuol partecipare alle sofferenze, alle fatiche, alla fraternità.